Oggi andiamo a mettere in pratica quello che vi ho detto le altre volte. Ebbene sì, perché oggi con Danza con Gio andiamo a programmare insieme, o meglio, io programmerò insieme a voi, mettendo bene nero su bianco tutte le idee che mi sono venute in mente, il mio programma di allenamento settimanale. È una cosa che quest'anno ho deciso di fare anche con i miei allievi. Io tutte le estati, comunque, a chi lo desidera, do sempre degli esercizi da fare, ma non ho mai pensato concretamente a quello che potrebbe fare bene a me per il mio allenamento estivo, per tenermi in forma. Quindi adesso, nero su bianco, appunto, andrò a scrivere con la mia pennina, mentre parlo con voi, le varie idee che mi vengono in mente. Proverò a stilare un programma insieme a voi. Allora, sicuramente devo dare importanza allo stretching, quindi stretching sicuramente, e lo stretching penso di utilizzarlo sia nei giorni in cui non faccio attività pratica, ecco, ma solo teorica, sia nei giorni in cui effettivamente faccio attività pratica. E la stessa cosa può valere forse per lo yoga. A livello di cose pratiche da fare, allora io ho pensato di utilizzare le lezioni già conosciute in modo da velocizzare un po' il tipo di allenamento, perché comunque le lezioni di danza moderna e acrobatica alla fine sono lezioni complete di tutto, quindi non avrebbe senso crearne una apposta per il mio allenamento, e sono delle lezioni anche abbastanza toste. Chiaramente non vado a prendere quelle dei bambini, perché quelle le ho sempre fatte, non mi pesano, non hanno nessun senso per il mio allenamento personale, ma comunque. Cardio fitness potrebbe essere un'idea interessante. L'avevo iniziato a fare in quarantena seguendo MadFit, che è una ragazza fantastica che trovate anche su YouTube, che fa video di potenziamento di diverso tipo, e tra questi ci sono anche questi allenamenti ballati molto simili allo Zumba. Mi piace, mi diverte fare da sola, appunto, quindi non in gruppo chiaramente. Quindi cardio fitness sicuramente, ma anche perché mi sono rimessa in forma durante la quarantena, sia psicologicamente che fisicamente, facendo questa cosa, quindi ci sta. Beh, può essere potenziamento isolato inteso come non in musica, cioè magari mettendo una musica di sottofondo, ma prefiggendomi delle serie di esercizi di potenziamento, che siano addominali, gambe, glutei, braccia, insomma dipende un po' dalla giornata, da quello che mi serve. Però aspetta, dividiamo le lezioni conosciute dal cardio fitness e potenziamento isolato, perché questi ultimi due sono proprio un potenziamento a sé. Invece le lezioni conosciute io le metterei in un'altra sezione dedicata proprio alla danza. Quindi lezioni conosciute, coreografia, perché no? Può sempre servire, magari mi invento qualcosa e poi lo posso anche riciclare per l'anno 2021-2022. Ecco, qua ci metto anche danza classica. Perché voi forse non lo sapete, ma la danza classica non è una cosa leggera in realtà da fare, soprattutto se non la fai da tanto tempo. Io quest'anno, per una questione di tempo, sono stata più o meno costretta a mollare il corso di danza classica. Volevo comunque riprendere, ma anche perché pensandolo in maniera più oculata per quanto riguarda la forma fisica, la danza classica, per una questione posturale, aiuta tantissimo. In più è una cosa che mi aiuta a concentrarmi, a mantenere il focus su delle cose, e mi manca un sacco, quindi la danza classica ce la devo mettere per forza, e direi ok. E poi ci sono delle cose che vorrei inserire nella parte teorica, perché è chiaro che sì, va bene sicuramente fare tutta questa attività fisica, ma non è che tutti i giorni io posso fare 2 ore di attività fisica, anche perché il mio corpo poi ne risente, cioè ci sono sicuramente dei giorni in cui devo fare uno stacco. Quindi io pensavo almeno 2 giorni a settimana, tenendo conto che la domenica tendenzialmente me la terrò per riposare, a prescindere, perché comunque la domenica ci sta a riposarsi un po'. Potrebbe essere un'idea avere appunto questi 2 giorni di teoria, ecco, sia per quanto riguarda lo studio teorico mio, sia per quanto riguarda la pianificazione delle lezioni. Ok, quindi in pratica adesso abbiamo tutti gli elementi utili per fare una pianificazione corretta di una settimana di allenamento. Il lunedì è il primo giorno della settimana. Io di solito, quando pianifico le lezioni per i miei allievi, metto sempre le cose più pesanti all'inizio della settimana e mano a mano vado in discesa, nel senso che poi mano a mano vado a alleggerire poi il carico di lavoro. Quindi io partirei con cardio fitness più yoga, e direi così. Poi il martedì io andrei su lezioni conosciute più coreografia.
teoria. Mercoledì teoria, quindi io farei studio teorico danza. Ovviamente le danze che mi interessano, quindi io mi sono salvata diversi video che avrei voluto vedere in quarantena ma che non ho fatto in tempo a vedere o non avevo mai voglia di vedere, che però mi aiutano, e la modalità con il quale guarderei questi video sarebbe proprio tipo metodo universitario, quindi che ti metti lì a prendere appunti e poi in base agli appunti tiri fuori quello che ti può servire. Il giovedì, vabbè, lo stretching era già anche nelle lezioni. Allora, giovedì potenziamento isolato sicuramente, più stretching. Venerdì danza classica e perché no, aggiungiamoci un repertorio. Perché anche lo studio del repertorio mi manca un sacco, mi piaceva un sacco studiarmi le varie variazioni di danza classica. Quindi secondo me è una cosa interessante da fare così, per divertimento. Poi in realtà vorrei rieducare i miei piedi alle scarpe da punta, ma quello si vedrà, insomma. E poi invece il sabato pianificazione delle lezioni, domenica relax e poi si riparte. Allora, io come tempistiche più che altro mi vorrei regolare sulla mia stanchezza personale, quindi metto sicuramente un cronometro la prima settimana in modo da farmi un'idea di qual è il mio limite, ecco, qual è il mio limite di stanchezza, in modo che la volta successiva, una volta tenuto traccia del tempo che ho utilizzato per fare quel tipo di allenamento la prima settimana, posso poi tenere traccia e aumentare fino alla fine dell'estate. Secondo me è un'ottima cosa, quindi brava Giorgia, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente, appunto, anche in base alle tempistiche e al tempo che ho a disposizione anche e a tanti altri fattori, deciderò se mantenere questo programma con costanza oppure apportare delle variazioni sul tema. Magari vi porterò anche delle storie su Instagram in merito se vi incuriosisce la cosa, oppure dei video IGTV dell'allenamento che faccio. Fatemi sapere nei commenti se vi può interessare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia interessato, ispirato a fare dell'allenamento autonomo durante l'estate, che abbia completato un po' il quadretto degli ultimi tre video che abbiamo fatto. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale e quello che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con il consueto appuntamento con il tag mensile, che sarà dedicato al bilancio di metà anno delle mie letture, come è stato l'anno scorso. Invece il prossimo Danza con Gio sarà il 12 di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!